Manca davvero poco al momento del voto. Come tutti sapete, oltre che per il referendum, si vota per il Consiglio Comunale di La Terza e per il Consiglio Regionale Pugliese. Siamo qui a La Terza con Agostino Perrone, detto Costantino. Lui è candidato per la carica di consigliere comunale a La Terza, a sostegno del dottor Angelo Cefalo, candidato sindaco, e Costantino è anche candidato al Consiglio Regionale Pugliese a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. E allora queste due figure, da un lato a livello locale il dottor Cefalo, dall'altro a livello regionale l'onorevole Fitto. Sì, noi abbiamo fatto un progetto di coalizione a livello locale e soddisfatto del progetto, cosa che è da anni che non avviene, e abbiamo scelto il dottor Angelo Cefalo anche perché lui ha il suo lavoro, non ha nessun interesse, e la cosa bella del dottor Cefalo è molto sensibile nei confronti dei cittadini, è anche sensibile nella sua comunità, molto disponibile, è una persona molto onesta. Noi dobbiamo essere orgogliosi di questa scelta e faccio anche un appello al voto per Cefalo, perché può veramente rappresentare La Terza. Passiamo ora a livello regionale al candidato presidente Fitto e alla coalizione di centrodestra. Lo ribadiamo, lei è candidato con Fratelli d'Italia. Sì, io sono candidato consigliere al Consiglio regionale con Raffaele Fitto in Fratelli d'Italia. Questo diciamo è un altro progetto parallelo a quello locale. Che poi si uniscono, si intersecano. Si uniscono, sì, perché diciamo, le elezioni sono lo stesso giorno. Per noi sarà una vittoria in base all'area di cambiamento che c'è. Io soddisfatto anche della mia scelta entrando nel partito Fratelli d'Italia, perché per me in 15 anni di politica che faccio, per la prima volta mi faccio una tessera di partito. Credo nella persona di Raffaele Fitto, credo in quello che potrà dare per la Puglia e potrà dare per La Terza. Oltretutto lei è legato da un rapporto umano di vecchia data con Fitto. Sì, assolutamente sì. È una persona che si fa volere bene, è una persona che non illude, per me è un vero politico, ci dà speranza.